Ciao ragazze e ragazze, bentornate o benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video collaborazione con il gruppo The Colors of YouTube. Bacio a tutte. E appunto vi parleremo della nostra borsa. Cosa c'è nella mia borsa? Io ovviamente vi andrò a mostrare tutto il suo contenuto, facendo però prima una premessa. Allora, innanzitutto non ho sistemato niente, c'è la borsa di tutti i giorni, quindi non ho intenzione di togliere, di mettere per far vedere che si è ordinato meno. A me mi sta bene così, quindi non ho organizzato nulla. E poi ovviamente vi invito ad andare a vedere tutte le altre ragazze che stanno collaborando con me oggi, perché sicuramente i loro video saranno molto molto interessanti. Quindi, si sente in sottofondo Mattias che guarda i cartoni, direi appunto di iniziare subito e vado a mostrarvi la mia. La mia borsa è questa, io utilizzo sempre borse abbastanza capienti, abbastanza grandi, anche se la borsa della mamma poi è un altro ovviamente, quindi qua dentro non troverete niente che appartenga comunque ai miei figli. Quindi questa l'ho comprata da Douglas in Germania, abbastanza capiente, molto molto grande, non ha tantissime tasche, ma comunque va bene. Allora si presenta appunto così, la tracollina è qua, le maniche. Con queste borchette nella parte laterale e anche qua sopra, tascone grande parte davanti e poi così con una cerniera all'interno e il portacellulare. Allora, come l'ho organizzata? Allora, tasca davanti che si apre così, che non ha nessuna cerniera, è libera. Metto sempre il mio cellulare con le chiavi della macchina, perché così essendo appunto una tasca visibile senza cerniere non perdo tempo e prendo ciò che mi necessita all'istante. Le cose che devo trovare subito nell'immediatezza sono appunto il cellulare e le chiavi. All'interno invece cosa abbiamo? Partiamo subito dal portafoglio, questo qua nero classico è della Lancetti, non ricordavo più nemmeno di cosa fosse, di che marca fosse. Vabbè, non c'è bisogno che vi faccia vedere l'interno come è fatto, classico portafoglio con la cerniera. Poi, porta auricolare, il portaocchiali con all'interno le bustine per pulire appunto gli occhiali e gli occhiali del periodo che li ho presi da Primark in Germania, che sono questi, specchiati. Ecco qua. Che attualmente sono in fissa con queste e mi trovo bene. Poi, portamonete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non prendetemi per pazza, ma a me i fazzolettini non possono mancare. Stanno cadendo tutti a terra, freghiamocene. Anche perché la mattina, tra Mirko e Noemi, mamma fazzoletti, so che appunto ce l'ho in borsa e li do con più facilità. Poi, volantini varie. Volantini vari per quanto riguarda appunto detersivi, sconti, eccetera, eccetera. Pacchetto di gomme. Salviettine intime, queste qua della Neutromed che utilizzo soprattutto quando è il mio periodo mensile. Poi 1, 2, 3 pochette e vi faccio vedere. Allora, questa è una pochette classica trasparente in plastica che tengo tutti quanti i documenti che mi possono servire nel periodo, magari ho qualcosa da sbrigare e tengo i documenti necessari, quelli importanti. Seconda, questa qua che mi avevano regalato quando ero in gravidanza di Mattias, appunto è dell'Aptamil, va bene come sempre, faccio cascare il mondo. E all'interno invece ci sono tutte le ricette delle visite. Aiuto, Mattias, aspetta, mammina. Stavamo dicendo che c'è all'interno appunto tutte le visite, le ricette per le visite dei bambini, libretti vaccinazione e ovviamente qualche penna che può necessitare sempre. Terza pochette invece all'interno è intanto questa qua di Yves Rocher che ho preso nel secondo ordine. Carina, sembrava piccolina, invece abbastanza capiente per ciò che porto io per quello che appunto porto io dietro è più che buona.
E porto una crema mani in mini size di Alverde, ancora questa appunto è tedesca, che mi trovo molto bene, a me piace parecchio, purtroppo la sto terminando, non ho più come prenderla, però ha una profumazione e lascia le mani proprio morbidissime subito, la adoro. E in alternativa ho preso questa della Botanica, crema mani Argan Bio, questa qua che l'ho presa invece all'MD. Non ricordo però il prezzo, la sto anche quasi terminando perché la utilizzo comunque tutti i giorni. Poi un mascara, ho preso questo di Avon True Color che ha questo scovolino così che a me piace parecchio. Guardate che bello lo scovolino e mi ci trovo bene. Poi balsamo labbra, ho preso questo della Sien, elastichino. Cambio uncini vari, sempre per creme mani, creme corpo, creme viso, che porto sempre dietro. Poi appoggiamoli qua. Il fogliettino della farmacia per quanto riguarda il mio peso. Bustine per il mal di testa. Pillole sono, sì, Buscopan, quando appunto c'è il mio periodo no. Poi ho messo questo matitone nude della Rival de Loop, che lo adoro. Effetto proprio nude sulle labbra, nemmeno si nota. E poi questo matitone, sempre nude, però sul marrone. E poi infine ho messo altri due profumini. Questo l'ho preso al mercato ed è un fake di Just Cavalli. E questo invece è un gambioncino di Lacoste che mi hanno dato appunto in profumeria. Quindi, questo è tutto ciò che c'è appunto all'interno della Pochettinos, poi una penna perché appunto ne abbiamo pochi, un'altra può sempre servire. Ho casualmente un ciuccio, questo è di Manuel. Biscottini, cioè che sono tipo i Mars, biscotto e caramello, caramelle sì, varie. Altre chewing gum, e poi appunto qua dentro nella tasca centrale, la tascona grande, abbiamo finito. Poi c'è la cerniera e all'interno ho due foto che voglio farmi in misura grande, in poster, e sono io con la mia mamma, vi faccio vedere, e io con la mia migliore amica, tanti 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 anni fa, quindi li devo portare dal fotografo e farmeli fare. Scontrini varie perché non possono mai mancare. Altra penna. Poi Big Bubble a metà. Queste sono le cose di Mirko e Noemi. E poi c'è una tinta di Huda Beauty. La colorazione Goals. Bella. E poi ci sono appunto 4 euro monetine che mettiamo subito appunto nel mio portamonete. Quindi ragazze, io ho finito, questa è la mia borsa e vi ho mostrato tutto il suo contenuto. Spero che il video vi piaccia, vi invito ad iscrivervi nel mio canale se ancora non lo siete, così appunto farete parte della Sogni So Community. Vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao!